Ciao Gianni, allora è una, cioè, campeggia una scritta dietro di te, il boss dei prediciottesimi, ma ti senti più boss o più filosofo? Mi sento più filosofo perché la parola boss per quanto io sia così poco cattivo non mi si addice proprio, però in effetti il boss è il filone che oggi sta raccontando tutti quelli che sono questi fenomeni, per cui ci sta benissimo. Filosofo perché a me piace già di mio studiare il pensiero della gente, mi piace comunicare, la comunicazione per me è importantissima, è la mia passione, difatti nasco prima come showman e poi come fotografo, e mi piace raccontare e scoprire il pensiero di questi ragazzi che a 17 anni non hanno magari la capacità di esprimersi in maniera chiara, quindi li faccio uscire un po' fuori io e li racconto, e qualche volta anche dei genitori che sono delle persone che magari hanno pensato, hanno avuto bisogno di lavorare presto, quindi non hanno 8 lauree e sono anche intimiditi dalla telecamera e si bloccano, per cui tutto quello che scopro parlando con loro, certe volte anche in privato su Facebook, mi cercano sempre su WhatsApp, scopro un attimino i loro pensieri perché si confidano anche con me, i loro problemi, i loro momenti piacevoli, e lì con delle chiuse, quindi con delle parole, delle frasi brevi, cerco di rappresentare al meglio quello che è il loro pensiero, quindi filosofeggio sul loro pensiero. Da quando è nato, diciamo, il primo incontro tra te e i prediciottesimi, e quando hai cominciato ad avere effettivamente sentore di che poteva essere un fenomeno veramente nazionale, allucinante? Ok, allora il prediciottesimo nasce come scelta mia da inserire agli spettacoli che io facevo dei diciottesimi, non da fotografo, ma perché volevo inserirmi in questa cosa, quindi delle cose semplici, delle foto che si integravano anche le foto vecchie della loro crescita, eccetera eccetera, quindi video story, che man mano si è allargato, si è espanso, si è spinto oltre, è diventato anche un po' esagerato sotto certi punti di vista, perché comunque ci si gioca, e giocando è chiaro che per ridere, per scherzare, per divertirti fai qualsiasi cosa, e quindi tutto diventa eccessivo, ma con la consapevolezza che questa cosa sia eccessiva, sia divertente, non c'è follia da parte di questi ragazzi. E oggi scopro che questo sia diventato un fenomeno sociale in maniera del tutto inaspettata, sorprendente e non graduale, perché in una notte, avendo pubblicato il video del 17° di Rihanna, ho pensato di aver preso un virus sul PC, perché su Google, su testate giornalistiche web, non vedevo altro che uscire fuori anche su Facebook il 17° di Rihanna, Gianni Muscolino, critiche, attacchi, ma era tutto pieno, ma tutto in una notte, per cui ho detto c'è qualcosa che non guarda. L'indomani mattina mi è arrivata la telefonata dal Rai 1, da parte Rai 1, perché dovevo essere ospite lì a parlare di questa cosa qui, e ho pensato a uno scherzo telefonico, e invece poi è stato realmente così. E poi sono stato anche chiamato da Enrico Lucci con Le Iene per ironizzare, direi in maniera piacevole, perché Enrico comunque ha scoperto, conoscendo appunto questi ragazzi, che non c'era niente da criticare, non erano da attaccare, ovviamente loro non fanno documentari, hanno ironizzato e scherzato questa cosa in una maniera piacevole. Siamo stati diverse volte da Barbara D'Urso su Domenica Live, ci torneremo prima del programma, anche perché l'autore di Domenica Live è lo stesso autore che ha realizzato questo format. Mi sembrava doveroso che venisse arrotondato in questo modo. Secondo te cos'è che cercano questi ragazzi che vogliono appunto fare i 13esimi? Allora, i ragazzi non cercano successo, non cercano di diventare delle star, sanno benissimo che è un gioco e sanno benissimo che si chiude tutto lì. Cercano soltanto di divertirsi in un gioco meglio di come hanno fatto gli altri. Cioè, se io quando gioco a pallone faccio 2 gol, io cercherò di farne 4. Ho fatto più punti di te, ma so che è un gioco, non sono un calciatore, sono uno che vuole fare l'estetista, voglio fare il parrucchiere, voglio fare il cuoco, qualsiasi cosa, e vogliono lasciare un ricordo, un'impronta importante che resti soprattutto come tradizione da tramandare ai figli. Cioè, quando io ho 40 anni, anziché raccontare quello che voglio ricordare, quello che mi ricordo dell'incoscienza, della spontaneità, dell'idiozia che avevo a 17 anni, te la faccio vedere in un video, così guardo tuo papà cosa era capace di fare, era più pazzo di te, e ci si ride, si racconta la storia di questo papà e escono fuori poi dei momenti anche toccanti, ci sono sentimenti, ci sono parti anche commoventi in altri video fatti in maniera diversa.
quindi comunque non è vero che è inutile, ha la sua importanza perché resta un po' di storia di quella fase. E invece secondo te cos'è che ha suscitato la curiosità anche della gente che alla fine vede su internet, e soprattutto come mai a volte ci sono anche questi attacchi negativi, soprattutto tu che conosci i ragazzi poi vedi che soffrono di queste critiche? Allora, i ragazzi oggigiorno vengono attaccati per questo fenomeno, però devo dire che soffrono poco oggi di questo, della critica, perché, come spiegavo, sono molto forti, hanno un carattere molto forte perché sono sostenuti parecchio dai sentimenti, dall'appoggio dei genitori, non sono mai lasciati soli, per cui hanno un punto di riferimento e sanno che su web le critiche vengono fatte. Per quello che pensa il filosofo, anche lo studiatore, cioè io che studio il pensiero della gente, che piace anche intuirlo, secondo me internet, anche per il prediciottesimo, così per come tutti i programmi televisivi che oggi vengono definiti trash, inutili, stupidi, presentatori, cantanti, sono tutti idioti su web, perché secondo me dietro quella tastiera, non mettendoci la faccia, non mettendoci i tuoi occhi, tu puoi sfogare tutte le tue frustrazioni, la tua rabbia, lo stress che hai preso dal lavoro, la scuola, i tuoi genitori che ti hanno picchiato, qualsiasi cosa, e lì la tua rabbia la sfoghi su una tastiera, te la prendi col tuo coetaneo e lo distruggi, lo demolisci. Secondo me nasce solo per questo, ma ripeto, ho conferma di questo perché sul web, se si parla di Claudio Baglioni, si dice che è un vecchio, che è un cretino, che si deve togliere dalle palle, ma perché? Claudio Baglioni. Cioè, quindi comunque il web è questo e la critica ci sta, è fisiologica. Ci sta, infatti. Senti, ti faccio l'ultima domanda. In realtà sono anni che si parla del prediciottesimo, forse 2-3 anni fa addirittura era scoppiato proprio il fenomeno, mi sembra, quello 2013, virale, esatto. 2013. E oggi siamo qui a presentare un programma, quindi in base al tuo punto di vista non è assolutamente un fenomeno che sta scemando, anzi. Assolutamente no, non è un fenomeno che sta scemando, anzi sta crescendo già di suo, con i suoi piedi, molto lentamente, ma sono convinto, perché poi si fa anche la prequesima, il prebattesimo, insomma si sfrutta qualsiasi tipo di occasione per far sì che si realizzi un video ricordo divertente che racconti qualsiasi evento, ma oggi prenderà secondo me piede in maniera molto più forte perché spinta dalla televisione, dal fascino che ha la televisione, è chiaro che diventerà una moda ancora più grossa, più importante. È chiaro che così facendo, inserendo la televisione, diventa appunto un fenomeno, una moda ancora più importante perché passa la TV. Per quanto oggi internet stia mangiando la televisione, comunque la televisione ha sempre il suo fascino e lo avrà sempre, perché si sa che in uno studio non può entrare tutta Italia così come si può fare per un social o per YouTube, ma ci arriva chi ha la fortuna di poterci arrivare, quindi comunque dà molta importanza. Va bene, grazie mille, guardate il boss dei 18esimi sulla 5. Grazie. Grazie a te.